Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone e da Alberto Giovannetti alla parte tecnica. Siamo in collegamento con la Basilica di San Pietro per trasmettere in diretta la Santa Messa, presieduta dal Santo Padre Francesco, per la memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe, che si festeggia appunto oggi, 12 dicembre. Sentite sotto la mia voce il canto d'ingresso che accompagna la processione dei concelebranti. Vi ricordo che la Santa Messa di oggi vedrà come concelebranti all'altare il cardinale Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, il cardinale Victor Manuel Fernandez, che è il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e il cardinale João Brás de Avis, prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. La Santa Messa di questo pomeriggio nella Basilica di San Pietro è animata dalla Cappella Sistina, diretta dal maestro Marco Spavan, all'organo il maestro Josep Sole Coll, con il coro guida diretto dal maestro Yafet Ramon Ortega Trio e con i cori ospiti del Collegio Messicano e del Collegio Pio Latino. Oggi vi ricordo memoria di Nostra Signora di Guadalupe, l'appellativo con cui la Chiesa Cattolica venera Maria in seguito ad un'apparizione che è avvenuta in Messico nel 1531. Tra il 9 e il 12 dicembre del 1531, infatti, Maria apparve a Juan Diego Cuauhtlaoctzin, uno dei primi aztechi che si era convertito al cristianesimo. Il nome Guadalupe venne dettato da Maria stessa a Juan Bernardino, che era lo zio di Juan Diego, dopo essergli apparsa per guarirlo da una grave malattia. In memoria dell'apparizione, sul luogo appunto delle apparizioni, fu eretta una cappella, che venne sostituita nel 1557 da una cappella più grande, poi da un vero e proprio santuario consacrato nel 1622, e nel 1976 è stata inaugurata quella che oggi è appunto l'attuale Basilica di Nostra Signora di Guadalupe. E in quel santuario è conservato il mantello, la tilma di Juan Diego, sul quale è raffigurata l'immagine di Maria. Il veggente Juan Diego è stato proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II il 31 luglio del 2002. E la Madonna di Guadalupe è venerata dai cattolici come patrona e regina di tutti i popoli di lingua spagnola e del continente americano in maniera particolare. E la festa si celebra appunto il 12 dicembre, oggi giorno dell'ultima apparizione appunto della Madonna nel 1531. Intanto, giunto all'altare, il concelebrante all'altare infonde l'incenso nel turibolo e procede all'incensazione della croce e dell'altare. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que me he quedado mucho de pensar. Por eso ruego a Santa María, a los santos, a los y a ustedes, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Il coro intona il Kyrie dalla Missa De Angelis. Gloria, Gloria,
Oremos. Dios Padre de misericordia. O Dio, Padre di misericordia, che hai posto questo tuo popolo sotto la speciale protezione della Semprevergine Maria di Guadalupe, madre del tuo Figlio, concedici per sua intercessione di rafforzare la nostra fede su cammini di giustizia e di pace per nostro Signore Gesù Cristo. Nostro Signore Gesù Cristo, tuo Hijo, che vive e reina contigo in la unità dello Spirito Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amen. Ci prepariamo ora ad ascoltare la prima lettura, che è tratta dal libro del Siracide. A reading from the book of Sirach. I bud forth delights like a vine. Io, come vite, produco germogli di grazia, e i miei fiori danno frutti di gloria e di rettitudine. Sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. In me è la grazia per ogni via e verità. In me ogni speranza di vita e di virtù. Avvicinatevi tutti a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, poiché il mio insegnamento è più dolce del miele, e il possedermi è più dolce del favo di miele. Il mio ricordo durerà di generazione in generazione. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, quanti da me si dissetano avranno ancora sete. Chi mi ascolta non sarà deluso, chi compie le mie opere non peccherà, chi mi rende onore avrà la vita eterna. The word of the Lord. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Ti lodino i popoli, ó Dio, ti lodino i popoli tutti. Nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos Senhor, que todas as
canto dell'Alleluia, il Santo Padre ha infuso l'incenso nel turibolo e ha benedetto il diacono al Vangelo, che adesso si reca all'altare per prendere l'Evangeliario e portarlo solennemente al lambone. Tra poco sentiremo proclamare una pagina dal Vangelo secondo Luca. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ci prepariamo ora ad ascoltare l'omelia del Santo Padre in questa Santa Messa nella memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe. Mi ha raggiunto intanto in studio anche Patricia Inestrosa del programma spagnolo per intervenire nell'eventualità che il Papa dovesse parlare a braccio. Lo primero che nos viene alla mente è la imagen della Virgen. La prima cosa che ci viene in mente è l'immagine della Vergine. Impresa nell'umile vestito. È l'immagine della prima discepola, della madre dei credenti, della stessa Chiesa, che rimane impresa nell'umiltà di ciò che siamo e abbiamo, che non vale molto, ma che sarà qualcosa di grande nella misura in cui può trasmettere il messaggio di Dio. È rimasta impresa nella tilma. La Vergine chiede a Juan Diego un piccolo lavoro,
raccogliere dei fiori. La flores en la mística significa I fiori nella mistica rappresentano le virtù che il Signore infonde nel cuore. Non sono opera nostra. L'atto di raccoglierli ci rivela che Dio vuole che accogliamo questo dono, che profumiamo la nostra fragile realtà con opere di bene, eliminando odio e timori. Se guardate bene il messaggio della Guadalupe, le parole della Vergine, non sono qui con te, io che sono tua madre, acquistano un nuovo significato, questo esserci della Vergine. Questo esserci è rimanere permanentemente impressa in quei poveri abiti, profumati da virtù raccolti in un mondo che sembra incapace di produrle. Virtù che riempiono la nostra porta nella semplicità di piccoli gesti di amore che illuminano la nostra tilma senza che ce ne rendiamo conto. Con l'immagine di una chiesa che porta Cristo nel suo grembo. La immagine, la tilma, le rose. Questo è il messaggio. Così semplice. Semplice. Di fronte alla sicurezza che lei è la mia madre, che sta qui. E questo messaggio ci difende di tante ideologie sociali e politiche con la quale con tanta frequenza si usa questa realtà guadalupana per giustificarsi, per riprendere, avere soldi, per fondamentarsi. Il messaggio guadalupano non tollera ideologia di nessuno. Soltanto l'immagine, la tilma, le rose. Abbiamo ascoltato l'omelia del Santo Padre, grazie a Patricia Inestrosa di essere stata qui in nostra compagnia. E qualche minuto di silenzio segue ora, come di consueto, le parole del Santo Padre per permettere a ciascuno la riflessione personale. Per quanti si fossero messi in ascolto da pochi minuti, vi ricordo che siamo in collegamento in diretta con la Basilica di San Pietro per trasmettere la Santa Messa presieduta dal Santo Padre Francesco per la memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe. Qualche istante di silenzio segue le parole del Papa, l'omelia del Papa. La Santa Messa prosegue ora con la preghiera universale. Tutti si alzano in piedi per la preghiera dei fedeli. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios. Roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. Speriamo in te, o Signore.
Fa che i cristiani ricerchino l'unità. Da tu coso al Papa Francesco. Per la salute del Papa Francesco. Illumina i nostri vescovi. Moltiplica la vocazione della Iglesia. Moltiplica le vocazioni nella tua Chiesa. Benedici le nostre famiglie. Da saluta los enfermos. Risana gli ammalati. Consola gli agonizzanti. Haz que los desterrados y emigrantes puedan volver a su patria. Fa che gli stranieri e gli emigranti possano tornare nella loro patria. Aleja de nosotros toda calamidad. Proteggici da tutte le calamità. Da il descanso eterno a los defuntos. Dona riposo eterno ai defunti. Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qualche istante di silenzio segue la distribuzione dell'Eucaristia per permettere a ciascuno la preghiera personale. Vi ricordo che siamo in collegamento in diretta con la Basilica di San Pietro per la Santa Messa presieduta da Papa Francesco nella memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe. Un'immagine della Vergine di Guadalupe, un mosaico, appunto dell'immagine della Vergine, è sulla sinistra dell'altare, guardando l'altare. Tutti si alzano in piedi e il Santo Padre recita la preghiera dopo la comunione.
Oremos che il corpo e la sangue di tuo Hijo. Che il corpo e il sangue di tuo Figlio, che abbiamo ricevuto in questo sacramento, ci aiuti, o Signore, per intercessione di Santa Maria di Guadalupe, a riconoscerci e amarci tutti come veri fratelli. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, porque merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Y que todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Este cerro el hijo para ser.
E sul canto mariano La Guadalupana si chiude questa celebrazione della Santa Messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Francesco in occasione della memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe. Da Rosario Tronnolone e da Alberto Giovannetti alla parte tecnica, un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.